Questa è la sesta edizione di Nessuno Tocchi Rosalia, è una manifestazione di sensibilizzazione rispetto al fenomeno della violenza maschile contro le donne, di cui si occupa l'Associazione delle Onde e di cui si occupa anche il Coordinamento Antiviolenza 21 Luglio, che sono le associazioni, gli organismi promotori, no, di questo evento. Il punto è partire dal numero delle donne uccise l'anno precedente, in questo caso nel 2017, che sono 2017, ma solo come dato di partenza, perché in realtà noi vorremmo invece mettere in rilievo il numero di tutte quelle donne che invece hanno fatto un percorso di uscita dalla violenza insieme al centro antiviolenza e adesso vivono una vita libera. Cosa dovrebbe fare il governo per promuovere, soprattutto per difendere, diciamo, le donne dalla violenza? Deve sostenere i centri antiviolenza, perché va bene le norme che garantiscano le pene per i reati di maltrattamento e di violenza nei confronti delle donne. Noi siamo molto contenti che molte leggi sono intervenute su questo, però quello che manca è il sostegno di quegli organismi che aiutano poi fattivamente le donne. Non soltanto per difendere i diritti delle donne, ma soprattutto per parlare delle cose positive. Quindi non soltanto la violenza in termini di tragedia e di morti, ma soprattutto il fatto che dalla violenza si può e si deve uscire. Per questo quest'anno il Nessuno Tocchi Rosalia è stato organizzato anche in collaborazione con altre associazioni come Laboratorio Zen Insieme, cui i bambini e le bambine hanno fatto questi bellissimi fiori con le loro mani in cui hanno attaccato le loro preghiere per Santa Rosalia, i loro auspici per Santa Rosalia, e poi con Emmaus, che è un'associazione che si occupa di solidarietà. Hanno un mercatino solidale alla Fiera del Mediterraneo e serve anche a rilanciare il flash mob che ci sarà il 26 luglio, organizzato insieme a loro, sempre contro la violenza sulle donne. Sarà in piazza Mondello e si chiama Come rivestita, che è proprio la domanda che le donne spesso si sentono fare quando denunciano, quando raccontano la violenza. Non è possibile operare e lavorare nei percorsi di accoglienza e di uscita delle donne senza garantire continuità nel finanziamento. Non è possibile interrompere i percorsi, accogliere le donne vittime di violenza nelle case rifugio protette e poi finisce il progetto e bisogna purtroppo mandarle via. Quindi continuità nei finanziamenti e nei sostegni ai centri antiviolenza. Soprattutto, e poi naturalmente certezza delle pene.